panorama mozzafiato con una terrazza di fronte al Vesuvio affacciata sul Golfo di Napoli. È stato il colpo d'occhio degli ospiti della quinta edizione dello Stabia Wine Event, la kermesse organizzata da Giulia Coppola nell'hotel Villa Cimino di Castellammare di Stabia. Valorizzazione e promozione delle ricchezze non solo paesaggistiche e naturali dell'intera Campania. Vino, gastronomia, dolci, cioccolato e distillati hanno accompagnato la serata che ha celebrato il gusto con matrimoni d'eccellenza come quello con celebri vini toscani e gli champagne francesi. Piatti preparati al momento e abbinamenti cibo-vino ricercati o suggeriti dai sommelier dell'AIS Costiera Sorrentina. Abbiamo avuto un successo con la degustazione di vini veramente eccezionale, una diversificazione di tipologie mai come prima anche in Campania. Abbiamo toccato le varie regioni d'Italia, non solo, ma anche la Francia. L'alta gastronomia ha deliziato il palato dei nostri ospiti. Tanta bella musica, tanta bella gente, soprattutto tanta bella gente. Sta piacendo? Sì, molto, molto. Sì, molto chic, sì, bene. Bellissima serata e organizzazione fantastica, location da urlo, Vesuvio di fronte, Napoli che ci guarda. Complimenti all'organizzazione. Direi un connubio da fare, perché alla fine Toscana e Campania sono accomunate dall'affaccio sul mare, dalla montagna, quindi freschezza, sapidità nei vini che si ritrovano, ovviamente ognuno con le sue caratteristiche, la sua territorialità e il suo proprio gusto. Una bellissima serata in un posto meraviglioso, con cibo e bevande, vini spettacolari. Tutti gli stand hanno una loro particolarità, veramente fantastica, soprattutto Caldarelli per i dolci, è stato un tocco di classe pazzesco. Il centro del piatto è una cozza su un dripping di peperone arrostito, una salsa tzatziki, del pane aromatizzato alle erbe del Mediterraneo, olio a coriandolo e poi un po' di alga spirulina. L'alga spirulina fa parte dell'altro progetto dei Cucinieri per Casa, sperimentare il cibo nuovo, il cibo innovativo, la nuova nutrizione. Bella serata, sono un abitué della serata qua. È il quinto anno consecutivo che vengo, quindi. È stata una bellissima serata, piacevole e diciamo ci siamo anche divertiti, non solo tra gli invitati ma anche i collaboratori. Diciamo hanno approfittato per questa serata per divertirsi e per mangiare anche e per bere vino. È una riduzione di gamberi con provola, limone e speck. Diciamo che noi ce l'abbiamo in carta con il brodo di bufalo, però con lo spaghettone. Io ho voluto riportare un risotto qui perché era un po' più, tra più tecnica all'interno di questo piatto, quindi raccontare due tipologie di piatti che tengo al menù, sia il risotto che lo spaghettone, e trovare il giusto equilibrio nei contrasti del... Sto bevendo un vino di Frescobaldi, ho già partecipato alla degustazione guidata di Frescobaldi, è un ottimo prodotto. Abbiamo presentato qui la pizza in pala, che è un prodotto che noi proponiamo per tutti i bar Caldarelli dolce e salato, e siamo casa Caldarelli. Le nostre pizze sono ad alta idratazione con l'80% di acqua, quindi molto leggera, un impasto a doppia lievitazione, a doppia cottura con un effetto crunch. Bellissima serata, complimenti ai proprietari, a chi ha organizzato l'evento e a Francesco soprattutto. Ho portato un po' di pasticceria mignon e monoporzioni dal tipo cocco di mamma, faraona, morbidezza di Bronte, cheesecake, esotica, accompagnato con un po' di tutta la nostra gamma di mignon e monoporzioni. È veramente un'ottima struttura, una bella serata organizzata bene. Ottima location per questi eventi. Mi è piaciuta l'atmosfera di accoglienza verso tutti i nostri ospiti che hanno potuto degustare dall'aperitivo al dolce tutte eccellenze del nostro territorio. Abbiamo un finto pomodorino, abbiamo un'illusione del pomodorino ma in effetti è un cremoso al latte con copertura di cioccolato bianco e un pizzico di cioccolato fondente al 75%. A che vino lo abbiniamo questa sera? È un moscato 100%, vino tendenzialmente dolce e aromatico, che sposa benissimo con i nostri piatti dolci. Noi la seguiamo sempre a Giulia in tutti i suoi eventi, quindi andiamo a colpo sicuro che gli eventi sono sempre organizzati nel migliore dei modi, ottime qualità sia di vini che di gastronomia. La bottiglia dice tutto, utilizziamo frutta secca, spezie naturali, non utilizziamo aromi, produciamo una linea di 7 rum speziati che devono essere solo degustati per poterli capire.
Oltre alla musica, anche il fumo lento dei sigari ha accompagnato la serata. Nasce con il progetto di rilanciare l'antica tradizione sigaraia italiana, partendo dal controllo della filiera. Partnership aziendali sono i coltivatori del tabacco. I nostri coltivano il tabacco per il 50% della nostra produzione a Paduli, provincia di Benevento. La parte restante la compriamo in Toscana, Lazio, Umbria e Veneto. Le fasce esterne sono di Kentucky americano, che il Kentucky americano è più elastico, quindi mantiene meglio il ripieno. Cornice spettacolare, una serata di eccellenza. Che cosa state assaggiando? Un po' di tutto. Adesso in questo momento è un vermentino della Toscana ottimo. A cosa l'ha abbinato di cibo prima? Devo dire la verità, siamo arrivati già al dolce, quindi anche al dolce, anche sul dolce va bene.